Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato all'informazione sportiva. Oggi parliamo di quello che è successo domenica sui campi, dalla Serie D alla promozione, ma presenteremo anche il turno infrasettimanale di domani del campionato di eccellenza, insomma tante cose di cui parlare, come sempre in compagnia di Alberto Zamprogno. Buonasera Alberto. Ciao Alex, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. Allora Alberto, tante cose di cui parlare questa sera, iniziamo subito dalla Serie D, andiamo a rivedere un attimino i risultati, ripercorrere i risultati della scorsa domenica, risultati che hanno confermato come ad esempio le due squadre di testa, Arzignano e Union Clodiense Chioggia Sottomarina, non mollino neanche un centimetro. Due vittorie sofferte: l'Arzignano ha vinto 1-0 sul Delta Porto Tolle, la Clodiense ha battuto 1-0 soffrendo contro il Cartigliano. Diciamo che insomma, con la vittoria esterna del Dolomiti Bellunesi, con la conferma del Caldiero, un pochino la classifica si sta delineando. Alberto, prima di vedere e ascoltare il tuo commento, chiedo alla regia di mandare in onda la classifica del campionato di Serie D. Queste sono le prime posizioni, insomma mancano le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Questa è la classifica: Arzignano prima, Clodiense seconda a meno 4, la Luparense, che non ha più gare da recuperare, si piazza momentaneamente al terzo posto, in ritardo, un ritardo probabilmente difficile da colmare, insomma, rispetto ad Arzignano e Clodiense. Il Caldiero è a quota 40, quarto in classifica, e poi insomma via via tutte le altre, con il Cartigliano che è a metà classifica a quota 30 come il Charlins. Alberto, un tuo parere su questa giornata di Serie D? Beh, allora, se guardiamo la classifica possiamo già dire che le prime 5 hanno vinto tutte. E come hai detto giustamente, l'Arzignano lo ha fatto un po' soffrendo, 1-0 contro il Delta Porto Tolle, un gol di Forte nel secondo tempo. Ormai sta diventando appunto un'abitudine quella dell'Arzignano, che segna nei secondi tempi, e secondo me è un aspetto positivo dal punto di vista anche fisico. C'è stato anche un episodio di gol non gol su cui ha recriminato il Delta Porto Tolle. Comunque insomma, l'Arzignano ha collezionato la terza vittoria consecutiva, tutte senza gol subiti, confermandosi appunto a più 4 sull'Union Clodiense, anche se nel prossimo turno l'Arzignano avrà di fronte il Caldiero, che è la squadra più in forma del momento. E stessa cosa per l'Union Clodiense, anche qui Cartigliano, che ha tenuto testa alla grande alla formazione granata su un campo difficilissimo. Basti considerare che l'Union Clodiense nelle ultime 10 partite casalinghe al Ballarin ha subito un solo gol. La partita è stata decisa nel finale, è stata molto combattuta. Va detto però che il Cartigliano ha rimediato la terza sconfitta consecutiva, non era mai accaduto in questo campionato, un solo punto nelle ultime 4 partite, c'è un buon margine di 6 punti sulla griglia play-out, sicuramente rassicurante, e nonostante questo il Cartigliano ha la quarta miglior difesa del girone C. E se guardiamo un po' velocemente alle altre partite, abbiamo visto che il Levico è tornato a vincere dopo 4 turni battendo il Mestre, l'Adriese nel finale ha rimontato il Montebelluna battendolo 2-1. La prima a steccare delle squadre in alto è il Campodarsego, che a sorpresa ha perso 4-1 addirittura in casa con l'Ambrosiana, che ha fatto un colpo importante in chiave salvezza, perché è andata a ridurre il gap tra quart'ultima e quint'ultima, mentre il Campodarsego in calo, 2 punti nelle ultime 4 partite. Poi un'altra che ha steccato è il Charlins Muzzane, che ha perso contro il Cattolica, che è sì ultimo ma non più solitario, ora ci sono 3 squadre come abbiamo visto in coda. E l'Est ha interrotto la striscia di 3 vittorie consecutive, partendo con la Dolomiti che domani recupera con il Levico Terme. La Luparense si conferma al terzo posto, lo difende, diciamo, da chi? Dal Caldiero, che è la squadra, ripeto, più in forma, perché ha vinto anche il derby veronese con il San Martino Sperme. E allora adesso passiamo in eccellenza. Eccellenza girone A,
Riepiloghiamo un attimino velocemente i risultati. Nell'anticipo il Mestrino Rubano aveva battuto 3-0 lo Schio. Risultati, diciamo, importanti da sottolineare, quelli di giornata. Sicuramente la sconfitta del Montecchio Maggiore in casa del Montorio, 2-1. Il Villafranca, dopo la prima sconfitta un po' a sorpresa rimediata una settimana fa, si impone 4-0 nella scorsa domenica, insomma, quindi dando una risposta concreta importante per quello che riguarda anche la corsa, appunto, alla vittoria del campionato. Vince in trasferta il Vigasio, che batte 3-0 il Pescantina. E insomma, Alberto, di questa giornata di eccellenza, girone A, tu che cosa ci dici? Allora, per quanto riguarda il Villafranca, sì, ha acceso subito il motore dopo la prima sconfitta, era un testa coda quello con il Monzecane, 4-0. Secondo me comunque non è ancora chiuso il discorso corsa al primo posto, perché ricordiamo che tra il 6 e il 13 marzo la Villafranca affronterà in successione il Montecchio e il Vigasio, cioè la seconda e la terza in classifica. Quindi tra 10 giorni potremo avere anche una distanza ridotta tra prima e seconda in classifica. Il Montecchio, si è a sorpresa, ha perso, però era difficile mantenere quel ritmo. Montecchio che ora deve difendere anche il secondo posto dal Vigasio, distante solo 3 punti, e Montecchio che ha scoperto ieri che all'esordio in Coppa Italia riposerà nel triangolare. Quindi debutterà il 16 marzo contro o Virtus Bolzano o Brian Lignano, non lo si sa ancora. E lo Schio invece è in difficoltà obiettivamente, 3 sconfitte consecutive, tutte senza gol fatti, ha perso proprio contro la sest'ultima, quindi diciamo che è rimasto impantanato in zona play-out, nonostante però abbia avuto 2 espulsi e si è crollato solo negli ultimi 20 minuti, un 3-0 quindi solo apparentemente, insomma, pesante. Un po' pesante, però hai detto bene tu, bisogna anche andare nell'analisi oltre al risultato. Vediamo adesso insieme alla regia il prossimo turno, quello di domani dell'eccellenza, girone A. Ebbene, parlando proprio dello Schio, alle 20 domani c'è Schio Montecchio Maggiore, un derby sicuramente affascinante. Villafranca va a giocare in trasferta alle 14:30 sul campo del Pescantina Settimo. Il Vigasio invece, partita sicuramente interessante e importante, affronta il Valgatara. Prima di passare al girone B di eccellenza, guardiamo insieme questo video, perché abbiamo parlato del calcio Schio, della difficoltà, insomma, in cui si trovano adesso i giallorossi, ma c'è voglia di reagire, voglia di risollevarsi, e insomma ha avuto grande eco mediatico questo video pubblicato proprio dalla società giallorossa. Vediamo. Per quanto buia sia la notte, per quanto deboli le speranze, alle tenebre seguirà sempre la luce. Ma se ti alleni, se ti impegni più degli altri, vincerai. Se resisti, puoi farcela. Pensavo di poter fare ogni cosa, di essere migliore di quanto non sia. Chi dice che non lo sei? Insomma, Alberto,
un modo sicuramente efficace, un po' per risollevare l'umore, per caricare l'ambiente in vista, appunto, come abbiamo visto prima, di un derby importante contro il Montecchio. Ci spostiamo adesso, eccellenza, girone B, e qui Alberto vediamo subito quali sono le partite in programma per domani, partite che insomma sono suggestive anche in questo caso, perché insomma il Bassano gioca col Pozzonovo, la Godigese va a giocare su un campo difficile come quello del Calvinoale, il Giorgione capolista con una partita che non dovrebbe essere, diciamo, sulla carta proibitiva, con l'Albignasego, l'Arcella va a giocare contro la Robeganese. Altra partita di cartello, quella sicuramente dell'Academy Plateola con il Borgoricco Campetra. Alberto, com'è andata la domenica invece per quello che riguarda, facciamo un piccolo passo indietro, l'eccellenza girone B? Beh, allora, partendo anche dal Bassano, anche se in realtà è una squadra inchiodata a metà classifica, comunque insomma si sta confermando in salute, a 3 punti in più rispetto al girone di andata, ha battuto l'Albignasego, però come dicevo è letteralmente inchiodato a metà classifica il Bassano, 11 punti dal secondo posto, che diciamo l'ultimo utile per cercare in qualche modo di salire in Serie D, e 9 punti di distanza dai play-out. Bassano che ha dedicato la vittoria a Brian Plegnon, attaccante classe 2003, che è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. E incoraggiante il pareggio del San Giorgio in Bosco con la Godigese, quarta forza del campionato. San Giorgio in Bosco che appunto ha avuto l'esordio in panchina di Maurizio Sandri, nuovo allenatore, ed è riuscito con questo punticino ad agganciare al penultimo posto lo Scardovari, e che tra l'altro è l'avversario di domani, quindi è una partita importantissima, un vero e proprio spareggio salvezza, ricordando che in eccellenza è molto tagliente la regola dei punti di distacco, se tra due squadre ci sono 6 punti il play-out non si gioca, quindi al massimo tra quintultima e penultima deve essere di 5 punti per poter disputare lo spareggio. E detto bene, è molto interessante domani Plateola Borgoricco Campetra, perché il Plateola è la squadra più in forma del momento, possiamo dire, mentre Giorgione e Arcella, che hanno vinto entrambe nell'ultimo turno, affrontano due avversari non solo in zona play-out ma anche in difficoltà ultimamente, ossia Albignasego e Robeganese Salzano. E allora, tutto molto chiaro, come sempre, in analisi del nostro Alberto Zamprogno, che ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Lo sapete, è ospite fisso settimanale, perché insomma con le sue statistiche, le sue curiosità ci riesce a spiegare anche quello che non si vede, diciamo, normalmente guardando velocemente la classifica o il tabellino domenicale dei risultati. Quindi Alberto, grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo settimana prossima. Grazie Alex, un saluto ai telespettatori. Io ringrazio tutti voi che ogni sera, sempre più numerosi, ci seguite, e i dati lo confermano, e noi non possiamo che ringraziarvi di questo appuntamento. A domani, poco prima delle 20, sempre qui con Sport in Casa su Rete Veneta.